tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un prodotto NARS uscito in edizione limitata, che è la palette Narcissus Dual Intensity Eyeshadow Palette, che contiene 7 ombretti che sono in gamma nella gamma permanente dei Dual Intensity, più una tonalità inedita. Non c'è quindi da meravigliarsi che questa palette, quando uscì a febbraio, nel mese di febbraio, andò immediatamente sold out sia negli store che online e sul sito di Sephora, che è esclusivista per l'Italia del marchio NARS. Io infatti l'ho poi acquistata sul sito di Sephora francese. Questo perché un ombretto singolo della linea Dual Intensity NARS ha un costo di 27 euro. Bene, in questa palette noi quindi troviamo, anche se le gialle sono un po' più piccole perché sono di un grammo con rispetto al grammo e mezzo della versione full size, troviamo 8 colori. Quindi, facendo un rapido calcolo, questa palette dovrebbe costare oltre le 200 euro, e il suo prezzo invece era ed è di 55 euro, per cui stiamo parlando di un ottimo rapporto qualità prezzo. Per passare al prodotto, il packaging è il seguente: arriva in questa confezione in cartone nero su tutti i lati tranne che sul frontale, che dove vediamo che è praticamente argentato specchiato e va a richiamare quello che poi è la palette vera e propria, che è questa, molto compatta, tutta diciamo opaca, nera, la palette molto solida e compatta, e con il frontale specchiato. Purtroppo questo è uno specchio vero. Io in realtà non ho apprezzato questa scelta perché non sono particolarmente superstiziosa, quindi non è che io abbia paura dei 7 anni di disgrazia, ma sono particolarmente imbranata, per cui ho sempre il terrore di vederla in frantumi. Quindi, anche se è un oggetto solido, la scelta di inserire uno specchio sul coperchio ne fa quindi un oggetto assolutamente fragile e delicato da non portarsi sicuramente dietro, oltre che rimangono tutte le ditate quando si prende. Quindi diciamo non ho apprezzato la scelta. Comunque la palette è assolutamente meravigliosa e vediamo il logo, la scritta Narcissus in bianco sul coperchio, sullo vetro, sullo specchio. Aprendo la palette noi troviamo un altro specchio e le gialle disposte su due file. E si caratterizzano per la loro trama geometrica. Troviamo poi un pennello sul quale mi soffermerei un secondo, perché è questo qui. E solitamente sappiamo che i pennelli in dotazione nelle palette non sono un granché, mentre questo invece è un ottimo pennello ed è il pennello per ombretto 49 asciutto bagnato wet and dry, che vende NARS separatamente. Potete acquistarlo ad un prezzo di 27 euro, ed è quindi un pennello a lingua di gatto che io trovo ottimo soprattutto per l'applicazione bagnata degli ombretti. Non mi piace invece per l'applicazione asciutta delle polveri, in quanto ma probabilmente un problema proprio di forma, e non penso che riesca a prelevarle per bene. Comunque adesso vi parlo brevemente degli ombretti in generale e poi andiamo ovviamente a vedere le colorazioni una ad una. Gli ombretti Dual Intensity di NARS sono, come dice il nome stesso, degli ombretti a doppia applicazione, cioè possono essere applicati asciutti per un risultato trasparente, sheer come dice NARS, quindi delicato e modulabile, oppure bagnati per un risultato intenso e metallico. Ed è da bagnati che sicuramente questi ombretti danno il meglio di sé, perché hanno poi un effetto finale di grande impatto e super luminoso. È quindi un po' come averne 16 di ombretti, perché in realtà tanti hanno proprio un effetto diverso una volta applicati bagnati. In ogni caso, da bagnati o da asciutti, si tratta di ombretti sicuramente pigmentati che durano tutto il giorno se applicati sopra un primer. Non vanno nelle pieghette, il colore resta luminoso. Oltretutto sono setosi, sfumabili e non polverosi, non c'è fallout mentre ci si trucca, assolutamente. Una cosa che mi piace tanto di questa palette è la sua versatilità. Infatti, nonostante diciamo a prima vista colpiscano molto le tonalità, le gialle scure, quindi sembra diciamo più che altro una palette per make up intensi, strong da sera, degli smokey eyes, in realtà se utilizzati i colori bagnati e soprattutto in combinazione, bagnati e asciutti, in combinazione con le gialle più
più chiare, vengono fuori degli stupendi make up da giorno. Il mio modo preferito di utilizzare questa palette è quello di sovrapporre le sfumature. Mi piace tanto applicare i colori chiari sopra quelli scuri e vengono fuori degli effetti sempre diversi. E la cosa più bella è proprio il modo in cui si stratificano questi ombretti, si sovrappongono, che è una meraviglia, senza fare sulla palpebra mai l'effetto polveroso, l'effetto increspato tipico di quando si applica troppo prodotto. È una caratteristica questa che io trovo straordinaria, che consente di ottenere dei make up sempre diversi. E oltretutto la cialda, anche quando si utilizzano bagnati, non si indurisce, non fa la crosta sopra, rimane assolutamente inalterata. E l'ultima cosa che volevo segnalarvi è che gli ombretti più scuri e bagnati sono meravigliosi utilizzati come eyeliner, che è quello che ho fatto anch'io oggi. Non ho nessun eyeliner, ho applicato l'ombretto nero semplicemente bagnato con un pennellino di precisione. Favoloso. Ora vi faccio vedere uno a uno i colori che compongono la palette. Allora, io ho applicato su ogni braccio una fila di ombretti, prima in versione asciutta e sotto in versione bagnata, così potete vedere con i vostri occhi come alcuni colori cambiano in base alla modalità di applicazione. Allora, su questo braccio possiamo vedere in alto, purtroppo questo colore si vede poco perché per la tonalità della mia pelle, possiamo vedere Europa, che è un rosa, diciamo carne, satinato, chiaro. Questo è un colore che, come notate, acquista sicuramente pigmentazione da bagnato, ed è sicuramente un bellissimo colore da utilizzare nei make up da giorno su tutta la palpebra. Il secondo colore è Himalaya. Himalaya è uno spettacolo, credo che sia il colore che amo di più della palette. È praticamente un top metallizzato e come vedete questo bagnato è più freddo, diventa, diciamo, più grigio, praticamente un top più intenso, mentre da asciutto mostra invece un sottotono caldo e quasi bronzato. È veramente particolare ed è un colore che riesce a rendere particolare qualsiasi tipo di make up, anche il più banale, ed è uno di quelli che mi piace stratificare sopra gli altri colori per ottenere degli effetti splendidi. È quello che indosso io oggi nel make up insieme ad un altro paio di colori nella piega. Dopodiché, dopo Himalaya, troviamo Ursa Maggiore o come volete voi, che è questo splendido, è la tonalità inedita della palette, ed è questo splendido marrone freddo, molto intenso. Questo praticamente è questo qua, sì, come vedete è praticamente satinato, cioè è quasi un matte questo colore, è proprio leggermente shimmer, ed è un ottimo colore ovviamente, per, come immaginate, per dare intensità allo sguardo, per la piega, ed è sempre quello che ho oggi utilizzato. L'ultimo colore che vedrete è Subra, che è un bellissimo bordeaux melanzana, è un po' più questo più shimmer rispetto a quello che abbiamo visto prima. Anche questo è un bellissimo colore, stupendo da utilizzare soprattutto su tutta la palpebra mobile quando si realizza uno smokey eye, ed è pigmentatissimo, come penso che si noti, sia da asciutto che da bagnato. Quindi questa era la prima fila della palette Narcissist. Qui abbiamo invece la seconda. Il primo colore che vediamo è Andromeda, che è praticamente il colore più chiaro di tutta la palette. Si tratta di uno praticamente, come si può dire, un opale rosato, satinato, molto chiaro. Questo come illuminante è bellissimo, sia, diciamo, nell'angolo interno dell'occhio che sull'arcata sopraccigliare. E anche questo si nota che nella versione bagnata sicuramente acquista un'intensa pigmentazione. Questo è un colore molto bello che utilizzo alla fine in tutti i make up quando utilizzo questa palette. Il secondo colore è Lysithea, scusate se guardo ma non li vedo se no davanti. Il secondo colore è Lysithea. Lysithea è praticamente un argento metallico favoloso, cioè non so se si nota, ma è proprio metallo liquido. È un colore veramente
intensissimo. Non lo vedo obiettivamente proprio per la sua intensità, un colore adatto ad essere portato su tutta la palpebra, però sicuramente messo nel modo giusto, anche picchiettato al centro della palpebra, rende il make-up, soprattutto da sera, assolutamente scenico. Lisitea è un colore spettacolare. Dopodiché troviamo Giove. Giove invece è un blu scuro, leggermente shimmer. Anche qui vedete come la versione bagnata è assolutamente più intensa ed è più blu, il blu è più acceso da bagnato. L'ultimo che vediamo è Sycorax, che è l'unico colore completamente matte della palette ed è un nero intensissimo, pigmentatissimo e assolutamente non polveroso, quindi è un colore che nella sua banalità rende ancora più interessante questa palette, perché voi sapete quanto è importante avere un bellissimo nero opaco da utilizzare sia come eyeliner, come ho fatto io oggi. Io non ho eyeliner, ho utilizzato il Sycorax proprio come eyeliner, perché non, ripeto, è molto pigmentato, nero intenso e non polveroso, quindi oltre a servire per dare ovviamente intensità alla piega, serve anche come eyeliner, quindi diciamo non è un colore jolly il Sycorax. Che dirvi, io penso che parlino da sole le colorazioni, sono veramente una più bella dell'altra. Infatti, diciamo, in sintesi amo questa palette proprio perché mi dà la possibilità di realizzare dei make-up diversi. Mi piace anche il range di colori, nonostante sembri banale e scontato, per me la scelta dei colori è veramente azzeccata. Considerate obiettivamente che costa 27 euro un pennello e 27 euro un ombretto, quindi assolutamente la palette è convenientissima, perché allo stesso prezzo di un ombretto e un pennello si acquistano 8 ombretti più un pennello. La notizia finale è che comunque questa palette è ancora disponibile sul sito narscosmetics.eu, che spedisce comunque gratuitamente per l'Italia su ordini di importo pari o superiore a 50 euro, per cui con la palette c'è anche la spedizione gratuita, e nel primo ordine vi inviano in omaggio, eccolo qua, sì, una mini taglia dell'illuminante Orgasm, una taglia, diciamo, una mini taglia di 8 ml, che comunque, cioè, per quanto se ne deve usare, credo che duri un'infinità anche questa mini taglia. Che volevo dirvi prima di chiudere, questo rossetto che oggi indosso è Elite Girl di Giordana. Ne ho tanti di questa linea, datemi soltanto un paio di giorni per provarne, insomma, la durata e la resa sulle labbra, e poi li vedremo sicuramente presto insieme. Io spero di esservi stata utile, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.